Se tuo figlio va all'università e ha superato i 21 anni, puoi portarlo in detrazione sui tuoi redditi. Chiaramente non deve lavorare o deve avere un reddito inferiore ai 4.000 euro. Se ha meno di 24 anni, inferiore ai 2.840 se ha più di 24 anni. Se invece ha meno di 21 anni, quindi tra i 18 e i 21 anni, semplicemente percepirai l'assegno unico universale, non le detrazioni. Le detrazioni comunque per i figli maggiorenni sconsiglio di percepirle durante l'anno, perché se a metà anno dovessero iniziare a lavorare e guadagnare di più di quello che potrebbe essere il limite massimo per poter percepire le detrazioni, ti troverai a dover restituire tutti i soldini. Quindi che cosa fare? Nel momento in cui andremo a fare modello 730, andremo a verificare se ha avuto redditi, se non ha avuto redditi e se stiamo al di sotto di quella soglia. E quindi con la dichiarazione dei redditi percepirai quelle che sono le detrazioni spettanti. Per tutte le vostre domande, seguitemi.